Un workshop incentrato sugli strumenti innovativi per promuovere la sostenibilità, però nel settore agroalimentare. Un aspetto importante questo da cui partire. Assolutamente sì, siamo al secondo appuntamento con Federalimentare sugli aspetti delle imprese sostenibili nel settore agroalimentare e ci fa molto piacere promuovere nell'ambito di un contesto così ricco di imprese nell'agroalimentare degli strumenti innovativi. Nell'ambito dell'Università di Salerno abbiamo gruppi che si interessano di individuare quelli che sono gli strumenti manageriali e anche informatici digitali più innovativi da proporre alle imprese dell'agroalimentare, e avere dei partner a livello nazionale con cui dialogare è molto importante, perché spesso il limite, soprattutto di quelle che sono le attività di formazione a livello universitario, è quello di non saper coniugare la teoria con gli aspetti operativi. Questo invece è un rapporto, sono delle relazioni molto importanti, non solo per noi che vogliamo promuovere attività di terza missione sul territorio, ma soprattutto per i nostri giovani, perché possono acquisire nell'ambito di questi seminari, di questi convegni, quelle che sono le esigenze, quelle che sono le istanze da parte delle imprese. Quindi veramente mi fa molto piacere, anche perché il Dipartimento di Scienze Aziendali è un dipartimento dove ci sono due gruppi importanti, il gruppo degli informatici e il gruppo degli aziendalisti, che si sono fusi qualche anno fa proprio per portare avanti degli strumenti innovativi dal punto di vista manageriale. Oggi sarà qui il nostro rettore proprio a testimonianza delle attività che noi stiamo portando avanti nell'ambito dell'Ateneo, in particolare nel Dipartimento, ma soprattutto dell'apertura che l'Ateneo di Salerno sta rivolgendo a tutti gli attori, non solo locali ma anche nazionali. Il workshop odierno è l'occasione per presentare il progetto Appetite. Di cosa stiamo parlando? Il progetto Appetite è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus+, volto alla formazione e lo sviluppo di conoscenza sia per imprenditori del settore agroalimentare, esperti del settore, che per giovani, studenti, neolaureati, con la voglia di accrescere la loro conoscenza nel settore. Il progetto Appetite è un progetto che ha come consorzio, che ha visto nel consorzio sette partner europei, con capofila la CETBIR, ovvero la federazione, la nostra controparte turca, e l'obiettivo del progetto è stato proprio lo sviluppo di una piattaforma di apprendimento online che è stata già validata da numerosi studenti nei vari paesi partner del progetto. Focus ovviamente centrale e molto importante per il progetto: la sostenibilità, modelli di business sostenibili e la responsabilità sociale d'impresa. Questo perché il settore alimentare è visto e percepito come un'area di forte interesse per gli obiettivi anche occupazionali delle nuove generazioni, ed è proprio per questo che Federalimentare sta intrattenendo anche con l'Università di Salerno e il mondo accademico in generale delle forti sinergie, proprio perché riteniamo opportuno e necessario lo sviluppo di relazioni molto intense tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale. La parola d'ordine dell'incontro odierno è sostenibilità. Nel suo intervento parlerà con un messaggio forte e chiaro: la sostenibilità è nel futuro. Sì, la sostenibilità è nel futuro perché noi riteniamo che senza sostenibilità non potrà esserci futuro, anche se la sostenibilità viene dal passato. E tra l'altro l'argomento che si tocca nell'Appetite, appunto, è quello di un'agricoltura sostenibile integrata che possa appunto recuperare il sapere del passato e trasferirlo però al futuro tramite giovani che magari invece hanno un sapere digitale superiore che possa essere appunto integrato con quello della tradizione del passato. Quindi sicuramente la sostenibilità è nel futuro. Perché non c'è altra scelta, perché tra l'altro quello che dobbiamo fare, tra l'altro per quelle che sono le eccellenze agroalimentari dell'Italia tutta e del territorio campano in particolare, ovviamente, che deve tornare a generare un valore aggiunto importante e certamente non andarsi a scontrare con quelle che sono delle produzioni molto più massive, ma forse meno qualitative e meno apprezzate nel resto del mondo. Quindi certo che la sostenibilità è nel futuro e lì ci sta aspettando, appunto, in un appuntamento, appunto, che da lungo tempo, appunto, ci siamo dati.
Quali sono le iniziative portate avanti in quest'ambito? Ma in generale in Confindustria sono ormai 4 anni dall'elezione al suo tempo del neoeletto presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che è stata estrinsecata la necessità appunto di considerare la sostenibilità non più un oggetto da convegno, ma in realtà è un driver portante per la crescita futura in realtà. Quindi tutto quello che è oggi industria, tutto quello che è comunque commercio e quindi diciamo in qualche modo business deve fare i conti con questa responsabilità sociale di impresa in realtà, che ormai è centrale in Confindustria, in modo particolare si è ormai aperto diciamo le porte in realtà, e avrete notato insomma che negli ultimi anni anche le grandi industrie, anche le grandi aziende si stanno preoccupando appunto di rendere sostenibile il loro business, appunto perché possa arrivare nel futuro e non possa essere invece in qualche maniera ostacolato da crisi o difficoltà o diciamo elementi appunto critici che potrebbero creare dei danni anche alle aziende che non si allineano a questo tipo di visione.